Namaste. Vediamo adesso tre dei principali warrior breath. Sono delle respirazioni che fanno sempre parte delle kriyas, di tipo guerriero, quindi intenso, potente. I warrior breath hanno il grande beneficio di veramente creare uno shift, un cambio di energia all'interno del nostro corpo e di poterla espandere in ogni nostra cellula. Sono molto usate all'interno delle pratiche che faccio, quindi vi mostro i tre principali che incontreremo poi anche nelle lezioni. Ok, allora in piedi, sposto il cuscino, tanto non mi serve. In piedi divaricati. Quindi gambe divaricate con i piedi aperti a 45 gradi. Gli occhi sono sempre ben aperti. Iniziamo con Warrior Breath 1, quindi il primo. Pieghiamo le ginocchia in modo da proprio sederci nella posizione. Braccia piegate a 90 gradi, mani aperte. Inspiriamo in due tempi dal naso, chiudendo i pugni, quindi apriamo anche le braccia e poi espiriamo dalla bocca in due tempi, aprendo le mani. Ok? Lo sguardo è rivolto in avanti, il respiro è intenso, proprio guerriero, feroce. Ok? Quindi due tempi, pugni chiusi, si apre le braccia, due tempi si espira, aprendo le mani e chiudendo le braccia. Ok? Insieme. No, sto più ascolta, cioè, così no, levati. Namaste e benvenuti a quest'ultimo video sulle Kriyas, sulle principali Kriyas, ovviamente. Vediamo adesso tre dei principali warrior breath, quindi del respiro del guerriero. Sono respirazioni molto intense, molto guerriere, feroci, e hanno lo scopo di creare proprio uno shift, un cambio energetico pazzesco all'interno del corpo e di proprio mandare energia in ogni singola cellula del nostro corpo. Cominciamo a vedere il primo, Warrior Breath 1. Ci portiamo a gambe divaricate, piedi aperti che puntano a 45 gradi. Andiamo a piegare le ginocchia in modo da sederci nella posizione. Gomiti piegati a 90 gradi. Chiudiamo le mani in un pugno. Inspiriamo in due tempi aprendo le braccia. Ed espiriamo sempre in due tempi, dalla bocca questa volta, aprendo le mani e chiudendo le braccia. Quindi è questo. Ok? Quindi facciamolo insieme adesso. La respirazione è intensa, ok? Non è un respiro da bambola, da Barbie, ma è un respiro intenso, ok? Da proprio dea guerriera. Quindi apriamo le ginocchia, pieghiamo le ginocchia, braccia e portati adesso in receptivity pose, quindi la posa della recettività, allungando le gambe, le braccia stese lungo il corpo, palmi rivolti in avanti, sguardo fisso in avanti. E resta qui qualche secondo. Bene, Receptivity Pose serve proprio a equilibrare l'energia che abbiamo così violentemente messo in circolo, quindi serve proprio a controbilanciare questo shift energetico. Vediamo Warrior Breath 2, quindi il numero 2. Gambe nella solita posizione. Inspiriamo in due tempi dal naso. Primo respiro. Afferriamo energia dall'ambiente circostante,
Portiamo su, stendendo braccia e gambe. E poi espiriamo dalla bocca in due tempi, rilasciando, ok? Ve lo faccio vedere e poi lo facciamo insieme. Questo. Ok? Lo sguardo segue i movimenti delle mani, quindi sarà in basso o in alto a seconda della posizione delle mani. Anche in questo caso respirazione intensa, guerriera. Proviamo insieme. Adesso. Ultima volta. Receptivity pose. Nuovo sguardo fisso in avanti, gambe e braccia stese. Respira naturalmente. Bene, andiamo ora a scoprire l'ultimo dei tre warrior breath principali, il numero 3, appunto. Anche in questo caso guarda prima me, gambe sempre nella solita posizione. Andiamo ad inspirare dal naso in due tempi, raccogliendo energia. Quindi porto tutta l'energia in questa posizione con i pugni chiusi, trattengo il respiro, strizzo ogni parte del mio corpo ad eccezione del viso, quindi il viso rimane rilassato. E poi espiro in un unico tempo, rilasciando l'energia dalla bocca. Quindi, guarda ancora, è questo. Ok? Proviamo insieme. L'ultima volta. E receptivity pose. Bene. Abbiamo terminato con i video più teorici di questo corso. Riguardateli più volte, ripetete le varie tecniche singolarmente più volte se ne sentite la necessità e poi potete affrontare le lezioni pratiche e mettere in pratica veramente tutto quello che abbiamo visto adesso in questi video più teorici e anche molto altro ancora. Ok? Vi ringrazio, a presto, namaste!